Maurizio Lacrimini, presidente della Baldaccio Bruni, come sempre si apre questa sera la nuova stagione, un modo per incontrarsi, un modo per ripartire. Eh sì, è ormai una tradizione la cena qui a casa mia per presentare tutta la squadra del prossimo anno. Speriamo che ha sempre portato bene, speriamo che porti bene anche quest'anno. C'è un bel quadretto con la lanterna dei desideri e una frase scritta sotto significativa. La Baldaccio sogna? Ma sogna, prima di tutto deve sognare di arrivare a 40 punti, poi noi l'obiettivo è fare meglio dell'anno scorso, però bisogna pensare, ci sono altri 15 avversari, tutti saranno agguerriti e speriamo che anche un po' di buona sorte ci dia, sia dalla nostra parte insomma. Siamo un gruppo di 4-5 amici che facciamo uno sforzo notevole per mantenere una squadra in eccellenza, ma soprattutto tutti gli anni investiamo sempre più soldi sul settore giovanile. Il settore giovanile prima di tutto è una fonte per la prima squadra, ma è anche una fonte per i genitori che hanno possibilità dove appoggiare anche i propri figli. Alessandro Bruni, direttore sportivo della Baldaccio, si riparte per una nuova avventura. Quali sono stati i giocatori inseriti fino a questo momento in rosa? I giocatori inseriti fino adesso sono, diciamo, giovani, spero di qualità, e abbiamo preso Calderini come attaccante, diciamo, grande. Su una rosa dove il mister chiede 20 giocatori, e in questo momento 11 sono giovani. Abbiamo cercato di dare motivazioni con il mister, con la conferma del mister. Credo che siamo cresciuti perché abbiamo cercato anche di migliorarci sul preparatore atletico. Abbiamo scelto di collaborare con Faraglia, Properzio, credo che solo il nome in Valtellina sia conosciuto, e quindi cerchiamo un miglioramento di qualità e di serietà nel lavoro. Simone Marmorini, coach della Baldaccio Bruni di Anghiari, serata di ritrovo classica a casa del presidente per dare il via a questa nuova avventura. Io sinceramente non vedevo l'ora di iniziare, perché abbiamo finito il campionato il 6 d'aprile e quindi siamo stati tanto tempo inattivi, e quindi credo che quella di stasera credo che sia una delle migliori occasioni per poi avviarci alla nuova stagione, che sarà sicuramente ricca di impegni e spero anche ricca di soddisfazioni. Per quanto riguarda la squadra attuale, ed è quella di cui posso parlare, siamo contenti perché ci siamo mossi in maniera oculata, abbiamo valutato bene il mercato, ci siamo mossi soprattutto per quanto riguarda i giovani in quota, che sono quelli, diciamo, il reparto su cui dovevamo lavorare meglio. Per quanto riguarda invece i cosiddetti vecchi, come dicevo prima, ci siamo mossi con oculatezza. Stasera è stato presentato praticamente ufficialmente un ritorno, quello di Calderini, che ci fa molto piacere, e sono convinto che sarà un giocatore che ci darà una grande mano e ci darà qualità. Per il resto forse qualcosa per completare la rosa ancora dovremo fare. Io con la società siamo in pieno accordo, quindi ci muoviamo di conseguenza. Che ruolo può recitare la Baldaccio anche in base a questo entusiasmo nel campionato di eccellenza? Quello che la Baldaccio si propone all'inizio di questa stagione che sta per iniziare è quello di migliorare il campionato precedente. Io sono molto fiducioso perché credo che al secondo anno, con il solito gruppo che è rimasto soprattutto nell'ossatura, il solito, si possa fare sicuramente meglio. E poi nel calcio c'è tanto da lavorare e sperare anche che un po' la fortuna nell'arco di un campionato ti aiuti, perché effettivamente durano 8 mesi e quindi ci sono tante componenti, insomma, che devono quadrare come in un puzzle per arrivare a centrare gli obiettivi alla fine della stagione. Quando comincerà la preparazione? La preparazione ufficialmente inizierà il 4 di agosto, dalla mattina, con la doppia seduta a Caprese Michelangelo, anche se nella settimana precedente faremo alcune sedute pomeridiane per valutare le condizioni dei nostri atleti. Properzio Faraglia, nuovo preparatore atletico della Baldaccio Bruni di Anghiari, comincia questa nuova avventura. Quali sono le tue sensazioni e le tue emozioni? Sensazioni molto positive.
Perché conosco molto bene l'ambiente, essendo ovviamente di San Sepolcro, quindi so bene che la Baldaccio Bruni è una società seria, è una società che fa sempre il passo secondo la gamba e si dimostra sempre all'altezza della situazione. Il campionato è comunque un campionato importante, non mi sento assolutamente degradato, vengo qui ad Anghiari con tutti i migliori propositi e spero di dare il mio contributo per riuscire a portare avanti questo progetto importante di cui sono stato informato dal mister e dai dirigenti. Conosco molti di questi ragazzi, non ultimo Stefano Bruni, che è stato con me per tanti anni, non solo a San Sepolcro, e quindi poi Rocco, poi Diego Giorni, poi l'ultimo arrivato, visto che c'è anche Diego Calderini questa sera, mi fa molto piacere questo, perché Calderini in pratica glielo puoi chiedere, l'ho costruito io ai tempi in cui era allievo a San Sepolcro, quindi mi fa molto piacere, e in più tutti i giovani promettenti che alcuni, ecco, alcuni li conosco, alcuni meno, ma avrò modo di poterli testare durante i primi giorni della preparazione. Diego Calderini, un gradito ritorno alla Baldaccio Bruni. Beh, sicuramente, quando ho sentito le prime volte il direttore Alessandro Bruni sono stato molto felice dell'interessamento e che alla fine poi si sia concluso tutto. Il gruppo lo conosci, però credo che tu abbia visto già un bell'ambiente e tanto entusiasmo fin da questa sera. Sì, li conosco quasi tutti, anche gli altri che sono nuovi dagli ultimi anni comunque li conoscevo perché ci ho giocato insieme, e infatti sono anche tornato perché secondo me c'era una bella squadra che può fare un bel campionato. Hai voglia anche un po', tra virgolette, di riscattare l'ultima stagione? Beh, sicuramente, anche perché ha avuto, diciamo, non tantissimo spazio, quindi sono sicuro che può tornare come abbiamo fatto 2 o 3 anni fa a Anghiari. Rocco Bartolo si riparte con una nuova avventura con la Baldaccio Bruni, per te il secondo anno, quindi ormai sei uno dei giocatori più esperti di questo gruppo. Sì, più esperti, basta non dire vecchi, si parte con un anno nuovo da certi punti di vista e vecchio da altri, si continua un progetto iniziato l'anno scorso, secondo me abbiamo trovato la strada giusta sia per crescere a livello societario che per crescere a livello calcistico. Ci siamo aggiustati in alcuni settori, abbiamo preso dei giovani che ora metteremo alla prova, quindi i presupposti ci sono tutti. Che gruppo è questo? È un gruppo di amici, di ragazzi che hanno voglia, passione, che seguono ciecamente l'allenatore, e quindi ci sono veramente il giusto mix anche a livello di età per riuscire ad ottenere risultati importanti. Ecco, dopo un anno di rodaggio infatti c'è la sensazione che quest'anno ci siano i presupposti per fare ancora meglio. Ma noi non dobbiamo fare proclami, noi dobbiamo metterci alla prova e cercare di capire dove siamo dentro questo campionato. Sicuramente le ambizioni ci sono, ognuno le ha dentro di sé, quindi se ognuno porta le proprie ambizioni al servizio del gruppo sicuramente otterremo grossi risultati.